Ciao amici, nella video ricetta di oggi vedremo come realizzare la pasta sfoglia. Passo passo vi insegnerò tecniche e segreti per farla nel modo corretto. Importantissimo, la qualità del burro. Due sono le preparazioni della sfoglia. La prima è il panetto, la seconda è il pastello. Andiamo a realizzare prima di tutto il pastello, così che possa riposare. Versiamo la farina. Aggiungiamo il sale. Impastiamo aggiungendo piano piano l'acqua. Una volta tenuto un impasto morbido, andiamo a lavorare la mano. Una volta tenuto un impasto liscio e omogeneo, andiamo a farlo riposare per una ventina di minuti. Intanto che il pastello riposa, possiamo procedere con la seconda preparazione. Andiamo ad ammorbidire il burro utilizzando una foglia. È il momento di aggiungere la farina, poco alla volta. Andiamo a foderare uno stampo rettangolare di queste dimensioni e mettiamo all'interno il nostro panetto di burro. Lo mettiamo in frigo per un'ora. Un'oretta è passata. Il nostro panetto di burro è pronto, andiamo a ribaltarlo al centro dell'impasto. Facendo attenzione a non rompere la pasta, andiamo a coprirlo. Il senso in cui bisogna stendere l'impasto viene dato dalle due tasche, superiori e inferiori. In base all'utilizzo che dovremo fare della pasta sfoglia, avremo differenti pieghe. Possiamo partire da tre semplici pieghe, per fare ad esempio delle sfoglie per la torta o del brioche, fino ad arrivare a 6 per i cannoncini. Più abbiamo delle ripetute, quindi più stendiamo la pasta, più la sfoglia rimarrà sottile e sfogliata. Per il primo giro faremo 3 pieghe. Il movimento è questo. Ripetiamo questa operazione per 4 volte. 3 pieghe, 3 pieghe, 3 pieghe, 3 pieghe. Facendo riposare più o meno mezz'ora da una piega all'altra. Dopodiché impellicoliamo e mettiamo in frigo. Trascorsa l'ora e mezza in frigo, la sfoglia è pronta. Prima di utilizzarla, mio consiglio personale, fate le ultime 3 pieghe. Questo tipo di ricetta va bene sia per il dolce che per il salato. Sbizzarritevi come meglio credete, alla prossima mia ricetta.